Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Allora, mi è apparso questo messaggio che i Lufo ostili stanno assediando il nostro povero pianeta di Mozus Kings, ma purtroppo per arrivare fino in là ci vorranno delle... Ah, ciao Jigoku. Simpatici. Purtroppo siamo in ben altri guai qua intorno, quindi mi spiace per il nostro caro amico, ma per ora dovremmo dare la priorità ad altro. E che si tratta in particolare dei nostri carissimi Grox. Allora, ok, un bel seminanuvole caldo per i nostri Grox. Per continuare la nostra avanzata verso il centro della galassia. Ciao belle, vi sparo anche un bel seminanuvole caldo in faccia proprio. La 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 la. Dovrebbe bastare in realtà. Volevo vedere se facevo dei danni, ma in realtà non faccio danni effettivamente, sono un seminanuvole caldo. Ah, si stanno formando un po' di laghetti. Si sta formando un'isola là intorno alla città dei Grox. Ok, hai ucciso i Grox su questo mondo portando il pianeta al sistema di terraformazione 1. Oddio, ci sono altri Grox qua? No, quindi andiamocene. Allora, ci sono... Allora, vediamo qua intorno. Ma... Alleati e nemici. Ok, però il problema è che non si capisce un Kaiser di quali sono... Questo mi sembra che sia dei Grox, effettivamente. Il centro della galassia da che parte sta? Di là. Quindi direi che ci conviene lanciarci qua e poi là. Ok, qua c'è solo un pianeta giallo. Ok, i pirati purtroppo hanno preso Mozus Kings. Seminanuvole caldo per anche questo pianeta Boni 3. Guardate quanto ghiaccio, quanto ghiaccio. Non te l'aspettavi. No, cos'è che era quello? Era... Volevi, guarda che faccia, guarda che faccia, non se l'aspettava. Il nostro Zeb 89. Ciao Grox, è stato un piacere. Effettivamente sto ragionando che se io mettessi in pausa ogni singola volta che entro e esco dai sistemi, mi agevola molto tutto ciò. Allora, andiamo un attimo, proviamo ad andare in laggiù. Ok, andare un altro seminario. Ah, no, non ce la facciamo tanto qua. Non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Ci esploderà la nave probabilmente. Enterprise. Guardate tutti questi Grox che sono là pronti a papparci. Dove dobbiamo tornare? Qua dov'è il nostro Nite là. Ce la fa? Ci arriviamo? Ci arriviamo? Sì che ci arriviamo. Al pelo ma ci arriviamo. Eccoci qua, sani e salvi. Spezia raccolta. Ciao! Ripara e poi faccio del commercio con voi. Vi vendo la vostra spezia. Siete contenti? Guardali come sono contenti! LOL. Allora, da dove sono arrivato? Da là, quindi andiamo di nuovo là. Ok, allora,
Semina nuvole calde, avevamo detto, vero? Sì, però è rimasto un po' quello che avevamo fatto un attimo fa, non è andato perso del tutto. Per fortuna direi, visto che abbiamo usato tutta l'energia prima. Ci andrà comunque un discreto tempo per arrivare fino al centro della galassia. Davvero, davvero, davvero ci vorranno vari episodi, vari episodi. Spero che questi episodi vi piacciono. Continuate a farmi sentire un po' il vostro sostegno perché davvero sinceramente ve lo dico, non è la parte, la cosa più esaltante da giocare, insomma, da andare a fare conquista dopo conquista in questo modo. Non cittone, diciamo, però non è neanche così particolarmente divertente, però anche l'unica possibilità che abbiamo in questo momento, non avendo raggiunto il centro della galassia dove possiamo avere strumenti più utili. Allora, anche qua abbiamo bisogno di un seminanuvole caldo, vediamo quello che ci permette di fare la nostra batteria, perché davvero non ne abbiamo più tantissima. Quell'altro sistema ci ha rubato praticamente tutto quello che avevamo di energia, perché era messo davvero, 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 davvero molto male per quanto riguarda la terraformazione. Però se non altro questi ultimi sistemi che abbiamo incontrato sono andati bene, nel senso che avevano pochi pianeti e quindi non ci va neanche troppo a sottrarglieli. Però forse ce la facciamo, forse ce la facciamo, non vorrei dire. Sì, ce l'abbiamo fatta! Mettiamo in pausa. Ok. Pausa di nuovo, dov'è il nostro nite? Qua, vero? Vai veloce, via, 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 via. Ok. Ok, allora. Ciao! Allora, ne pago 5.000, però credo che. Ah, solo uno è un prodotto, oddio. Non è una buona cosa. Ah, no, cosa uno? No, in realtà me ne avevano dati, stupido che sono io. E ne faccio 11.000, quindi in realtà ritorno comunque delle spese che devo affrontare. Allora, siamo arrivati là. Quindi io tornerei qua e vediamo un attimo da qua che cosa fare. Allora, il centro della galassia è di là. Però qua iniziano ad esserci davvero un sacco di pianeti Grox. Allora, vorrei capire un attimo meglio. Direi che potrei andare qua per capire un attimo qual è la situa. Per qua. No, beh, lanciamoci qua. Qua, questo qua è uno dei Grox. Forse siamo già nelle vicinanze del centro, perché mi è apparso il coso un po' diverso e credo che i viaggi siano più lenti in sta zona qua. Forse dovremmo poi anche pensare a una base più avanzata. Come Nite è già stata una base più avanzata, un qualcosa che almeno ci permetta di ricaricarci e di comprare e vendere spezie. Perché effettivamente sto cheat qua, che poi non è propriamente un cheat, ma è un po' sfruttare un bug del gioco, di prendere la spezia e rivenderla a loro per avere i soldi per ricaricare l'astronave, è un'ottima cosa. Non ti permette di diventare ricco, per carità, però almeno ti permette di ripagarti le spese dell'astronave, ecco. È un buon investimento alla fine, altrimenti i soldi spariscono in fretta. E uno deve poi tornare indietro e riempirsi di spezia e perdere tempo, diciamo, a commerciare, a compravendere spezie. Qua c'è qualcun altro in questo sistema dei Grox? No, quello è libero. Questo invece è dei Grox. Stavo per dire, è un T0, ma in realtà è per forza che è un T0, altrimenti non ci sarebbero Grox. Semina nuvole calde, non è messo neanche troppo male, quindi forse potremmo anche farcela. Non vorrei sbilanciarmi troppo, ma
Ah, ma c'è anche un relitto interessante là. Riusciamo a prenderlo senza energia? Non lo so. Vediamo un attimo. Sì. Libro della scienza. Ok, potremmo effettivamente farci un po' di soldini con il libro della scienza. Allora, andiamocene via. Siamo comunque parecchio lontani dal centro della galassia. Nite è laggiù. Ma dov'è Nite? Dov'è il nostro Nite? Qua. No, dov'è? Nite, sì, qua. Sì, effettivamente, qua ci vendono per caso delle colonie. Potrebbe essere un'idea quella di fare delle colonie più avanzate. Però così è che bisogna terraformare tutto, ci vorrà un sacco di tempo. Ma no, per ora facciamo così, teniamoci così. Ci vendo anche questo. Per ora stiamo qui con base Nite. Poi magari nel prossimo episodio andremo a fare una base più avanzata. Questo è un buco nero, tra l'altro. Allora, non ci arrivo là, sono troppo lontano, devo passare per forza dentro il loro territorio. Per un attimo mi sembrava la morte del nostro pianeta perché non l'avevo ancora. No, ma questo non è dei Grox? No, non è dei Grox, perché mi ha fatto entrare qua dentro allora? Forse non è proprio un sistema Grox questo? Libero, libero, libero. No, infatti non è neanche un sistema Grox. Cos'è che c'è qua di Grox? Qua è Grox. Guardate quanta roba c'è ancora, non si è neanche minimamente vicini al centro della galassia. Ah, facciamo un salto qua. Cerchiamo di capire qual è il prossimo, forse quello. Mannaggia se ce n'è di gente qua. Vai, zoom, 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 zoom. Entra e picchia, picchia con violenza. Allora, questo giro è aria condizionata. Perché una volta tanto è troppo caldo, piuttosto che troppo freddo. Vediamo un attimo se riusciamo a mantenere un po' di energia da parte. Perché ci siamo inoltrati davvero parecchio. Via. Ancora un po', please. Ok, rotoli della fede. Ci ho perso quasi la vita però in realtà per fare sta cavolata, eh. I Grox stanno attaccando l'Ibrena. Qua un paio di colpi e vengo giù, quindi devo farci molta attenzione. C'è altra gente qua intorno? No, questo che ho girato l'altro giorno. Questo c'è un verde che è interessante. Ma non abbastanza. Allora, qui o continuiamo e ci rischiamo le penne. Ma distanza 3.2 parsec, 1.6 parsec. No? Ma mi sembrava più vicino qua. E siamo vicini, sempre più vicini al centro della galassia.
Quindi, ma io direi che in questo caso ce la rischiamo tutta, ci lanciamo qua e ci esploderà l'astronave, ma almeno riusciamo a iniziare a fare qualcosa. E qua c'è bisogno di nuovo di aria condizionata. Consumiamo tutto quello che abbiamo per convertire anche questo a T1. Sì, ce la si fa, ce la si fa. Perdiamo l'astronave, ma ce la si fa. Vediamo solo se in sto sistema c'è ancora qualcos'altro. Ah, niente, non ce l'ho fatta. Ok, ripartiamo da qua. Allora, carissimi. Commercio, dammi la tua spezia. Che ti vado a rivendere prontamente. E poi andiamo verso il centro della galassia di nuovo. Vediamo un attimo cosa riusciamo a combinare. Ci siamo avvicinati comunque discretamente, perché svicolando un po' senza prendere tutto quello che era in mezzo ai piedi, siamo riusciti a farci un po' un percorso per il centro della galassia, diciamo. Ok, non mi hanno attaccato. Dov'è che eravamo arrivati? Eravamo andati in là. Dove sono passati? Io non sto capendo quali sono i pianeti Grox e quali no. Questo è Grox, immagino. Però non ci arrivo, è troppo lontano, cribbio. Devo andare qua. E là ci arrivo, non ci arrivo. È un casino muoversi qua. Questo è Grox? No. Non mi stanno più attaccando. Cosa? Oddio, quello è Grox però. Ci arrivo, questo è Grox anche. Buttiamoci qua su questo. Vai, 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 Enterprise, Enterprise, Enterprise. Ok, dai, ci siamo sopra. Allora, avrò bisogno di un semina nuvole caldo a manetta qua. C'è anche un artefatto. Ok, l'abbiamo passato, era là sotto. Credo che ci andrà tutta l'energia qua per riuscire a... a portarlo a T1. Non so se riusciamo a tornare a casa adesso, non lo so, dubito parecchio però. Allora, la strada che abbiamo fatto è qua. No, ma siamo arrivati da là? Non siamo arrivati da là? Via, 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 Damos, 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 cribbio, niente. Vabbè. Casino che a non toglierglieli tutti e... A non toglierli tutti è un... discreto problema. Nel senso che ci troviamo addosso un sacco, ti vendo anche l'altra cosa. Troviamo addosso tutte le astronavi Grox dei dintorni. E qualcosa bisogna toglierlo, ma vediamo un attimo cosa.
Cosa combinare? Allora. Via, 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 via. Allora, questi sono collegati tra di loro, quindi dovrebbe essere un modo per raggiungere il centro della galassia, se non altro. Se riusciamo a ripulire un po' della situazione attuale, cioè dalla situazione attuale. Diventa sempre più complicata la situazione, però non ingestibile. Nel senso che se riusciamo a ripulire un po' nei dintorni e proseguire dritti per sta strada, forse possiamo ottenere qualcosa. Perché sembra che dalle parti del centro della galassia c'è solo un pianeta su cui ti puoi spostare. Uno da cui arrivi e uno in cui ti muovi. E non hai tante altre possibilità. Quindi adesso andiamo a vedere un po'. Non riesco a farne un altro pianeta. Non credo. Vediamo adesso se questo ce la fa così, ma comunque abbiamo un poco più di un terzo di energia. Perché già per arrivare qua, no, non ce la si fa. Già per arrivare qua abbiamo dovuto consumare un discreto quantitativo di energia. E forse effettivamente è da considerare il fatto di fare una base un po' più avanzata. Sarebbe in pieno territorio Grox in pratica se facessimo una base da queste parti, però. Prossimo episodio, appena troviamo un sistema con un pianeta viola o rosa, conviene lanciarci perché gli altri non rendono abbastanza. Allora, qua ce ne sono altri in questo sistema? No, quindi andiamocene. Questa era gialla. Allora, come potete vedere qua iniziamo a vedere. Non siamo a metà strada, diciamo abbiamo fatto un terzo forse perché siamo partiti da qua circa. No, qua è forse andato. È qua, addirittura qua, quindi vuol dire che abbiamo già un compiuto boh, circa metà della distanza che ci separa dal centro della galassia, ma più andiamo avanti più è un casino perché siamo sempre più pieni di Grox. Qua ce n'è. No, ma a parte che questa è la parte in cui è più denso, eh. Siamo riusciti a creare questo passaggio qua che in un modo o nell'altro ci agevola e vediamo un po'. Comunque, per questo episodio può essere tutto perché è già durato fin troppo. Io vi invito a lasciare un mi piace, scrivervi se per caso non l'avete già fatto, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata!